appartamento al 15° piano di un grattacielo. Contatto di aria condizionata, parquet, faretti a bassa tensione e interruttori con regolazione di intensità. Finché una bomba, una grossa bomba, non ha ridotto il mio appartamento a uno squarcio annerito nella facciata del grattacielo. Tutto quello che era il mio appartamento è stato spazzato via da una fiammata incandescente. Quello che erano i miei mobili, i miei effetti personali sono stati trasformati in cenere, lava e lapilli che proprio in questo momento stanno planando sulle macchine parcheggiate sulla strada. Compri mobili e dici a te stesso, questo di... questo divano mi durerà per tutta la vita. E qualsiasi cosa ti possa accadere, tu puoi stare tranquillo che almeno il problema del divano l'hai risolto, e così quello delle tende, dei tappeti, del letto. Finché non sono tornato a casa dall'aeroporto. Sì, buonasera, sono qui in diretta dal luogo dell'esplosione che si è verificato intorno alle 21:30 di questa sera. La polizia pensa si possa essere trattato di un incidente, ma certa gente, si sa, parte e lascia una candela in mezzo a una pozza di benzina. Così ho dato appuntamento a Tyler. Ci siamo incontrati a un bar. Sto facendo un proiezionista al cinema, per arrotondare vendo sapone fatto in casa. Sapone? Il metro di misura della civiltà. Lo faccio dappertutto, non sono fisso in un posto. Quando qualcuno si ammala chiamano me, è un lavoro a posto, sono solo, lavoro di notte. Quando il cinema è moderno non c'è molto da fare, ma se il cinema è vecchiotto allora si usano due proiettori. Un film è stampato su 6 o 7 bobine da proiettare in un certo ordine. Pizza 1 sul primo, pizza 2 sul secondo, il cambio deve essere preciso per non far accorgere il pubblico dello stacco. Nel mio lavoro tutto è monouso. Shampoo monouso, saponetta monouso, marmellata monouso, burro monouso. Il massimo è in aereo, il kit da pranzo fai da te, pollo e patate in miniatura. Delle volte per passare il tempo aggiungo fotogrammi di un film in un altro film che non c'entra un cavolo. Di solito scene di film porno, fai passare un cazzo alto 4 metri sopra una platea di gente che mangia popcorn e beve Coca-Cola e nessuno si accorge di niente, nessuno protesta. Un solo fotogramma rimane sullo schermo per un solo 60° di secondo. Ho messo e ho aggiunto fotogrammi di cazzi alti come torri e fighe spalancate come il Grand Canyon perfino nei cartoni animati. E nessuno si è accorto di niente, nessuno ha protestato, ma la serata non è stata sempre la stessa. Qualcuno è scoppiato a piangere o si è sentito male senza sapere bene perché. In ufficio vado alle riunioni al posto del mio capo. Devo solo applicare una elementare formula aritmetica. Problema. Se una macchina parte da Chicago in direzione ovest a 120 km all'ora e per un difetto di fabbrica si rompe, esce fuori di strada e si schianta contro il pilone di un cavalcavia, la mia ditta deve ritirare quel modello di fabbrica. Soluzione. Si prende il numero di veicoli in circolazione di quel modello in quel momento, poi si moltiplica per il coefficiente della probabilità di guasto e si moltiplica per il costo medio del risarcimento. Se il costo dei risarcimenti è superiore al costo dei ritiri, le macchine non vengono ritirate. Se il costo dei risarcimenti è inferiore, le macchine... E possono andare a schiantarsi dove preferiscono! Esatto. Vedo gli uomini più intelligenti e più forti che siano mai esistiti. Questi uomini sono ai tavoli a servire le pompe di benzina. Se potessimo prendere questi uomini, finire di educarli, addestrarli, avremo una generazione di uomini e donne tutte desiderosi e forti di dare la vita per qualcosa. La pubblicità ha fatto sì che la maggior parte della popolazione si accanisse su beni o macchine di cui non hanno veramente bisogno. Noi abbiamo una guerra dello spirito, viviamo una grande depressione spirituale. Se potessimo mostrare a queste persone il coraggio, facendogli paura, o la libertà rendendole schiave, pensa se riuscissimo a proclamare uno sciopero generale finché tutte le ricchezze del mondo non verranno redistribuite. Tu che cosa faresti prima di morire? Lasciare il mio lavoro. Sul serio? Senti, grazie per le birre. E allora me lo chiedi. Che cosa? Ti sei scolato 4 litri di birra e ancora non riesci a chiedermelo. Che cosa? Mi hai chiamato perché ti serviva un posto per dormire? No, vado in albergo, grazie. Forza, salti i tentennamenti e chiedi, forza. Potresti ospitarmi? Non è un problema per te chiedermelo? Potresti ospitarmi a casa tua? Nessun problema. Però ti devo chiedere un favore. Tutto quello che vuoi. Colpiscimi più forte che puoi. Perché? Non lo so, non mi sono mai battuto. Meglio così. Che ne sai tu, se non ti sei mai battuto non voglio morire senza cicatrici. Forza, avanti. È una cazzata. Dai che non ci vede nessuno. Va bene, ma non qui, andiamo fuori. Va bene. Colpiscimi.
Dove vuoi che ti colpisca? Sorprendi. Chiudi gli occhi. No. Scusa! Cavolo! Ma perché il cazzo mi hai colpito sulla lente? Brutto stronzo! No, no, è colpato! Sei pronto? Sei pronto? La casa in attesa di qualcosa, un atto burocratico, non lo so. La serratura della porta non c'è, perché una volta il proprietario, la polizia, ha fatto una sua lezione. L'ultimo proprietario faceva la collezione di Reader, Figueste, National Geographic. Quando piove, l'acqua entra dal soffitto e le riviste si gonfiano e crescono a dismisura. Non sembrano neanche veri, sembrano scenografie di teatro. Allora quando piove bisogna staccare la corrente e per sicurezza useremo il cantiere. Funziona niente. In giro ci sono un po' di chiude arrugginiti a cui a fare attenzione. I nostri vicini sono un'officina sempre chiusa e dall'altra parte un magazzino grande come un isolato, è una cartiera. Di giorno c'è un via di camion, ma di notte non viene praticamente nessuno, siamo soli nel raggio di chilometri, sarebbe la casa ideale per spacciare droga. Le riviste sono più o meno tutto l'arredamento della casa. Che buco di merda. Tyler! Tyler l'ho conosciuto circa un anno fa. Ero andato in vacanza. Arrivavo da un periodo di super lavoro, ero stressato, completamente svuotato. Ero andato ai Caraibi. Quando sono andato in spiaggia mi sono addormentato subito. Sono sprofondato in un sonno pesantissimo, una specie di letargo. Poi, come in un sogno, ho riaperto gli occhi e ho visto Tyler. Tyler era in costume da bagno e stava raccogliendo dei pezzi di legno che la marea aveva portato a riva e ne stava piantando quattro in semicerchio, e poi a poca distanza da quegli altri ne stava piantando un quinto in obliquo, e poi si è avvicinato a me e mi ha chiesto che ora fosse, e io gli ho risposto che erano le 4:06. Allora è andato a farsi il bagno e poi è ritornato e si è messo seduto vicino a quella costruzione che aveva fatto. Allora io gli ho chiesto che cosa avesse costruito e lui mi ha detto che stava costruendo l'ombra di una mano e che l'ombra della mano sarebbe stata perfetta alle 4:30 in punto e per un minuto soltanto. Alle 4:30 Tyler si è messo seduto al centro di quella perfezione che stava costruendo. Poi si è girato verso di me e mi ha detto che per un minuto di perfezione ci vuole molto lavoro, ma ne vale veramente la pena. Sono andato ai gruppi di sostegno è stato dopo aver parlato con il mio medico della mia insonnia. Ero 3 settimane che non dormivo e 3 settimane senza sonno ti rendono ogni cosa un'esperienza extra corporea. L'insonnia è sintomo di qualcosa di molto più grave. Scopra davvero cosa non funziona nella sua vita. Dottore, io sto male. Mi dia qualcosa. Io sto soffrendo. Mi dia una pasticca. Valeriana e molta ginnastica. Se vuole scoprire la vera sofferenza, vada a uno di quei gruppi di sostegno per malati di cancro e malattie degenerative. Lì scoprirà la vera sofferenza. E così ci sono andato. La prima cosa che si fa ai gruppi di sostegno è parlare della propria malattia. Ci si presenta e poi ci si siede in cerchio insieme agli altri. Si parla della propria vita, del progresso della propria malattia e degli eventuali miglioramenti. Poi si procede con una meditazione guidata. Sentite la brezza che vi accarezza i capelli, il cinguettio degli uccelli, il cielo com'è, è azzurro e pulito, potete vedere le stelle anche se è pieno giorno.
Sentite uno scrosciare di acqua trasparente che scorre nel bel mezzo del giardino. Fiori profumati che si muovono al vento. Questo è il giardino della vostra serenità. In mezzo a questo sentiero incontrate una strada, ecco, voi seguitela. Questa strada vi conduce lontano, 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 fino alla linea dell'orizzonte infinito. Sulla linea dell'orizzonte infinito voi trovate una porta. Visualizzate la porta e afferrate la maniglia. Tirate la maniglia verso di voi e ecco che sentite un calore che investe il vostro corpo. È una sfera di luce bianca. È una luce risanatrice. Adesso, finalmente, potete aprire i vostri chakra. Chakra del cuore e della testa. Testa, cuore, cuore, testa. Vabbè, adesso tornate da dove siete venuti, chiudete quella porta, vi scegliete una zona del giardino che vi piace, vi dopodiché respirate regolarmente, riaprite gli occhi, rialzate e cercate un partner per il contatto terapeutico. Grazie. È facile piangere quando ti dicono che la tua vita sta per giungere al termine. Quando tutto quello per cui hai combattuto, tutto ciò per cui hai lottato sta per finire nella spazzatura. Bob. Bob è un ex culturista. Bob piange perché 6 mesi fa gli hanno asportato i testicoli. Bob ha le tette come quelle di una donna, perché il suo corpo produce troppo testosterone. E se il corpo produce troppo testosterone, per ritrovare l'equilibrio produce estrogeni. Troppi estrogeni ti vengono le zinne come quelle di una donna. Bob mi vuole bene, perché pensa che anche a me abbiano asportato i testicoli. Ma io non pianto al primo gruppo di sostegno, non pianto al secondo, né al terzo, né neppure al quarto. È così che fanno i sogni, ogni cosa è lontana, ogni cosa è una copia di una copia di una copia di una copia. Niente ti può toccare e tu non puoi toccare niente. Finché non è arrivato Bob, Big Bob, il grande Bob, il mollaccione. Mi si è sfrittellato addosso e ha cominciato a piangere e poi mi ha stretto tra le sue grosse braccia e io mi sono lasciato andare a quel dolce caldo oblio. Piangere tutte le volte. Non sono mai più tornato dal medico, non ho mai masticato radici di valeriano. E piangevo come nemmeno i bambini. E dormivo. Ero risolto. Benvenuti al Fight Club. Prima regola del Fight Club è che non si parla del Fight Club. Seconda regola del Fight Club è che non si parla del Fight Club. Terza regola del Fight Club:
due uomini per combattimento. Quarta regola, un combattimento alla volta. Quinta regola, niente scarpe, niente camicie. Sesta regola, i combattimenti durano finché lo vogliono i combattenti. Settima regola, se la vostra prima sera al Fight Club dovete combattere. Nella maggior parte dei casi, se siete qui, vuol dire che qualcuno ha violato le regole. Qualcuno ha parlato del Fight Club. Allora è meglio che smettiate di parlare. Oppure vi occorrerà aprire un altro Fight Club da qualche altra parte. Due anni di successi fino a questo momento. Non riesco a piangere con quella donna che mi guarda per tutto il tempo. Sono quattro giorni che la incontro a tutti i gruppi di sostegno. E sono quattro giorni che non dormo. Imbrogliona, bugiarda, hai avuto la faccia tosta di presentarti anche qui al cancro per i testicoli. D'accordo, neanche io ho il cancro dei testicoli, ma non è questo il problema. Qui la gente viene per aprirsi, per parlare, per discutere, per condividere le proprie paure, perché vive tutto il tempo come se avesse una canna della pistola puntata alla tempia. Per questo che mi piace venire qui, perché se ti guardano è come se fosse l'ultima volta che ti possono vedere. Mi vuoi spiegare che cosa ci fa una donna al gruppo di sostegno per il cancro ai testicoli? Non lo sapevo che si trattava di cancro ai testicoli, no? Secondo te qualcuno me l'ha detto? Senti, questa è la cosa più importante di tutta la mia vita. Se io non riesco a piangere, non riesco a dormire, se non riesco a dormire è un casino. E la tua presenza sta mandando tutto quanto al diavolo. Ti prego, vattene. Dov'è che ti ho già visto? Ah, sì. A tutti gli altri gruppi di sostegno. Fammi indovinare. Non hai nessuna malattia. Fammi indovinare, sei entrevista. Facciamo così. Ci dividiamo i gruppi. Tu ti prendi le malattie delle ossa, i parassiti del sangue e la tubercolosi. Io mi prendo il cancro ai testicoli, i parassiti del cervello e la demenza cerebrale. No, come? Che non nasce nessun gruppo. Non lo vedi come sto bene? Che sono piena di vita. Che cosa significa? Non lo so cosa significa. Significa significa che non ho mai toccato con mano la realtà della vita finché non ho... Non ho potuto paragonare a questa agonia, a questa terrore, abbandono, va bene, perfetto. E allora perché non vai a lavorare alle pompe funebri? Mi piace le pompe funebri, non me ne frega un cazzo delle pompe funebri. Senti, non possiamo starci qua tutte e due. Allora non venirci tu. Facciamo così, ci scambiamo i numeri di telefono, eh? Così se io voglio andare a un gruppo, ti chiamo, se ci stai andando tu, me ne resto a casa, se tu non ci stai andando, ci vado io. Ma quant'è che vieni? 2 anni. 2 anni? Ma te lo regalo. Grazie mille. È così che ho conosciuto Marta Simpson. E tu questo foglio per caso? La prima regola del Fight Club è che non si parla del Fight Club. La seconda regola del Fight Club è che non si parla del Fight Club. Terza regola, due uomini per combattimento, eccetera, eccetera, eccetera. Allora è tua questa roba? È tua? Rispondi, è tua? Tu sei pagato per prestare la tua massima attenzione al lavoro. Non puoi sprecare il tuo tempo in stupidi giochini di guerra, tantomeno per usare le fotocopiatrici per uso personale. Allora rispondi. Prendi una decisione, fingi di essere me, fingi di essere un manager. Che cosa faresti di un dipendente che passa tutto il suo tempo vagabondando nel suo piccolo mondo di fantasia? Quello che farei è stare molto attento alle persone con cui parlo di questo foglio. Infatti questo foglio sembra essere stato scritto da un pericoloso serial killer, represso e criminale, che potrebbe venire qua in ufficio con un fucile Armalite K180 a ripetizione e decide di far fuori tutti i capo ufficio stronzi, chiappemolli e leccaculo di questa azienda.
Probabilmente questo tipo passa tutte le sue serate a incidere una croce sulla sua pallottola con una piccola lima. Così che quando verrà qua a scaricare la sua rabbia sul suddetto capufficio stronzo, chiapemolline, caculo, petulante, inefficiente, gretto e piagnucoloso, le pallottole si apriranno come un fascio di meteorite e proietteranno le sue budella piagnucolose, sporche, puzzolenti sulle pareti. È davvero una brutta faccenda. Probabilmente questo tipo sa tutto di lei, dove va a lavoro sua moglie, che scuola fanno i suoi figli. No! Questo foglio non è mio. E probabilmente non dovresti portarmi tutte le cartacce che trovi in ufficio. Per tutta la notte avevo sognato che mi sbattevo Marla Sinti. Gambe spalancate e occhi al soffitto. L'avevo chiamata per sentire se andava al gruppo per la tubercolosi. No, ho preso un mucchio di pillole. Così ho abbassato la cornetta sul tavolo e sono andato al gruppo. Poi quando sono tornato a casa mi sono addormentato e ho sognato che mi sbattevo, mi sbattevo, mi sbattevo e mi risbattevo in Marla Sinti. L'altra ragione, ho trovato la cornetta del telefono staccata e indovina chi c'era dall'altra parte. Quella tua amichetta, quella mezza matta. Non è mia amica. Ma meglio così, insomma, tiro sulla cornetta, allora lei attacca con una a me. Ah, sono in un tunnel perché vedo una luce lì. Perché non viene a vedere il mio corpo che trascende? Oh, allora ho messo giù la cornetta, e ho chiamato la polizia e mi sono diretto subito da lei. Abita all'ultimo piano del Regent Hotel, insomma, busso la porta si apre e lei in mezzo alla stanza è mutata in un casino allucinante. A un certo punto si sentono le sirene della polizia. E allora lei mi prende, mi porta fuori dall'appartamento, chiude a chiave l'appartamento e siamo lungo il corridoio. A un certo punto incrociamo la polizia, allora lei mi abbraccia e mi schiaffa a mezzo metro di lingua in gola. La polizia ci chiede dov'è l'appartamento 8G. Quello in fondo al pianerottolo. Allora la polizia si accalca davanti alla porta e inizia a dire: signorina Marla Singh, apra questa porta, vogliamo salvarla. Scopata. Cazzo. Scopavo così da quando andavo alle elementari. Quella tua amichetta è mezza matta. Per fortuna stamattina è tornata al suo appartamento. Marla non ha bisogno di un amante ma di un assistente sociale. Che c'entra l'amore? È un problema per te? No. Ti piace? No. Ti piace? Ci hai scopato? No. Per fare sapone bisogna squagliare il grasso. Questo grasso è ricco di sale. Troppo sale il sapone non solidifica. Troppa acqua il grasso scurisce e produce sego. Insomma, prendi il grasso, metti dentro una pentola e inizi a farlo bollire. Man mano che bolle, si formerà uno strato color madreperla, il sego. Allora con un mestolo più grande scivi il sego e lo metti da parte. Bolle e mescoli finché il grasso non ha bollito a lungo e non produce più sego. Allora l'acqua, lavi la pentola, metti acqua pulita e fai la stessa operazione con il sego scolato. Interessante. Oh Marla, almeno lei sta cercando di giocare fuori. Il sego scolato lo metti dentro nei cartoni e lo metti in frigorifero perché si separa. Nello strato superficiale si formerà uno strato trasparente, la glicerina. Puoi mescolare la glicerina con il nitrato, l'acido nitrico e ottenere nitroglicerina. Puoi mescolare la nitroglicerina con l'acido solido e ottenere dinamite. Puoi mescolare la nitroglicerina con la paraffina e ottenere gelatina esplosiva. Con questi ingredienti puoi far saltare in aria il mondo intero, puoi far saltare in aria un ponte, un palazzo come niente. Adesso ti mostrerò come si faceva sapone usando eroi. La lisciva umida all'acqua, sfieri 100 gradi. Questa sarà una bruciatura chimica che ti farà male da cane. Ti rimarrà la cicatrice. Tu un giorno morirai. Finché non te ne renderai conto, per me sei del tutto inutile. Devi incamminarti verso il fondo. Devi abbandonarti al dolore. Non parlare mai di me a Marla. Lo giuri? Lo giuro. Se parli di me con lei non mi vedi più. Lo giuri? Lo giuro. Lo giuri? Lo giuro. Ricordati, ho giurato 3 volte.
Tyler non è qui! È andato in sopra di sotto! Sei la scarpetta di cenerentola della nostra generazione, il preservativo. Sì, perché tu te lo metti quando incontri uno sconosciuto, no? Ci balli tutta la notte e poi lo butti via. Oh, il preservativo, non lo sconosciuto. Che cosa starebbe facendo Marilyn Monroe se fosse ancora viva? Starebbe grattando il fondo della sua bara. Una pistola! Una pistola è un oggetto semplice e perfetto, basta togliere la sicura, prendere la mira e bang, fare fuoco. Entro 2 settimane a partire da oggi voi tutti dovete avere una pistola di queste dimensioni, meglio se la pagate in contanti. Alla prossima riunione vi scambierete la pistola e denuncerete il furto della vostra! Ogni sera c'è una riunione diversa. Incendi lunedì, aggressioni martedì, scherzacci il mercoledì e disinformazione il giovedì. Il caos organizzato, la burocrazia dell'anarchia, chiamatela come vi pare. Prima che si concluda la prossima settimana, voi tutti i membri del comitato aggressioni dovete attaccare briga con qualcuno e perdere, non in un fight club. Lo so, è più difficile di quanto sembra, perché uno vi incontri per strada, farebbe di tutto più di non fare a botte.
Dategli l'occasione di esplodere, dategli l'occasione di spaccarvi la faccia. Se avrete vinto voi, voi avrete fallito. Dobbiamo ricordare a queste persone quanta potenza ancora contengono. È stato al Fight Club che Tyler ha inventato il progetto Guasti. Quella sera avevo combattuto contro un nuovo arrivato. Era un giovane con la faccia d'angelo. Avevo voglia di distruggere tutte le cose belle del creato. Dar fuoco alle foreste amazzoniche. Uccidere tutti i pesci con il petrolio delle petroliere. Era ricominciata l'insonnia e... volevo che il mondo toccasse il fondo. Volevo ribellarmi, essere cattivo. Volevo distruggere tutte le opere d'arte e ficcare una pallottola in fronte a ogni panda del cazzo. Darai la caccia ai bisonti sotto le mani costose intorno al Rockefeller Center e cercherai molluschi sotto lo scheletro della Statua della Libertà e dipingeremo sui grattacieli enormi totem e su lacrime di divinità maligna e tutto ciò che rimane della... il genere umano si rifugierà negli zoo abbandonati e si nasconderà chiudendosi a gabbia, proteggendosi dagli orsi e dai grandi felini che di notte passeggeranno di lì, riguarderanno dall'altra parte delle sbarre. Prenderai di mira un alce dalle finestre dei grandi magazzini in lungo file di abiti in decomposizione e ti vestirai di pelle di animali e ti arrampicherai su rami grossi come tronchi e che si attorciglieranno attorno alle Twin Towers e tu ti arrampicherai e sbucherai da volta nella foresta e l'aria sarà così pura che giù in basso noterai minuscole figure di uomini e donne che mietono il grano e mettono a disiccare strisce di carne di cervo lungo chilometri e chilometri di autostrade. Niente domande. Questa è la prima regola. Niente scuse. Questa è la seconda regola. Niente bugie. Questa è la terza regola. Sì, e tanto per togliervi dal buio, sì, dovrete uccidere qualcuno. Questo è lo scopo del progetto Guasti. Liberare il mondo dalla storia. La completa e immediata distruzione della civiltà. Incendi, aggressioni, scherzacci, disinformazione, niente domande, niente domande, niente scuse e niente bugie. La quinta regola del progetto Guasti è che bisogna fidarsi di Tyler. Stai bene? Cosa ci fai? No, niente, io... volevo chiederti un favore. Chiedilo a Tyler. Senti, dai, io sono 2 anni che non ho l'assistenza sanitaria, non mi faccio controllare, niente, io... ecco, niente, stamattina mi stavo toccando e ho... sì, ok. E ho scoperto che avevo un bozzo qua e i noduli sono duri e mi fanno male, solo che... lo sai, non mi rompo il cazzo da chiedere a un dottore, quindi... ecco, vorrei un tuo parere. No, no. Per favore. Cosa sono queste? Cosa? Queste? Tette. Non quelle! Queste macchie qua! Il bruciatore di sigarette. E che te l'ha fatta? Non hai niente, stai benissimo. Chissà di immaginare. Sai, una volta avevo un corno sul pisello. Ah. Sì, e sono andato a farmelo togliere in ambulatorio. Quando mi stavano spruzzando l'azoto sul pisello, hanno notato che avevo una macchia rossa sulla caviglia. E allora sono andato a chiamare dei medici nell'altra stanza, sono subito venuti a vedere che cosa avessi e mi hanno chiesto da quanto tempo avessi quella macchia rossa e io gli ho detto da sempre, era una voglia. Allora i medici se ne sono andati via abbastanza incazzati e quei pochi studenti di medicina che mi stavano curando poi mi hanno spiegato che in quel periodo stava circolando una nuova forma di cancro che si manifestava con delle macchie rosse alle caviglie che poi si espandevano in tutto il corpo e loro avevano pensato che quella cosa lì che avevo era quella forma di cancro.
C'era una cazzo di voglia. E invece era una cazzo di voglia. Ma sai cosa ho letto sul giornale questa mattina? Ho letto la storia di una donna che era da 10 anni sposata con un tizio. E lui tutte le volte che voleva fare l'amore con lei, ecco, la faceva immergere in una specie di acqua gelata, così il suo corpo diventava freddo, sai, tipo quello di una morta. E poi tutte le volte che, ecco, voleva fare l'amore con lei, la costringeva a rimanere immobile, mentre lui se la scopava. No, ma sai qual è la cosa? Sai qual è la cosa divertente di tutto questo? La cosa divertente è che soltanto stamattina, dopo 10 anni, scrive una lettera al giornale. Sai quelle lettere tipo cara psicologa, no, e anzi, e dove chiedeva se forse in tutto questo c'era qualche significato particolare. Quello che dobbiamo comprendere è che a Dio non siamo simpatici, forse Dio ci odia. La cosa peggiore che ci possa capitare, forse attirare l'attenzione di Dio per essere stati cattivi è sempre meglio che non attirarla per niente. Allora, se poteste scegliere, fareste essere i peggiori nemici di Dio oppure niente di niente, che cosa scegliereste? Noi siamo i figli di mezzo della storia, senza avere speciale attenzione e senza un posto speciale nella storia. Allora, cosa peggio, l'inferno o il niente? Ma se non attiriamo l'attenzione di Dio, come avremo diritto alla dannazione o alla redenzione? Noi siamo i figli indesiderati di Dio, cresciuti dalla televisione a credere che un giorno saremo diventati divi del cinema, miliardari oppure rockstar. Ma non sarà così. E lo stiamo iniziando a capire soltanto adesso. Quando tu sei il Fight Club, tu non sei i soldi che hai in banca, non sei la macchina che guidi, non sei il tuo lavoro. Non sei la tua famiglia, non sei nemmeno quello che dici di essere a te stesso. Tu non sei il tuo nome. Tu non sei le tue speranze. Tu non sei i tuoi problemi. Tu non sei la tua età. Tu non sei il tuo nome. Tu non sei i tuoi problemi. Questa sera Tyler ha portato una pistola. No. Come ogni settimana, Tyler ha portato un compito per la settimana successiva dentro una busta chiusa. Questa settimana il compito era di procurarsi una pistola e di prendere 12 patenti di guida per dimostrare di aver compiuto 12 sacrifici umani. Questo è il motivo per cui ho una pistola. E questo è quello che stavo facendo. Shh! Oh! Giù! Bella lunata, Evita, Manfredini! Non ti voltare, dovrò spararti alla schiena! Altrimenti ti sparo! Dammi il portafogli! Oh, no. Remoke, essere abiti a Berlin! Questa è la sua mossa colomina! Allora cosa fai di bello? Cosa fai di bello, Remo? Il commesso! E dove fai il commesso, Remo? Negozio di scarpe! Quindi scarpe sono la passione, Raymond? Non ti capisco, dai, cazzo, il mio portafoglio! Raymond, che cosa studiavi? Qui c'è una tessera! Biologia! E cosa volevi fare? Ricercatore? Biologo? Non te lo ricordi? Allora, Raymond, questa notte tocca a te! Puoi morire fra un'ora, fra un secondo, dipende solo da te. Allora, Raymond, non inventati da prima cosa che ti vedo, non mi interessa un cazzo. Allora, Raymond, che cosa volevi fare da grande? Inventatelo, cazzo! Quanto ti sono presi? 1, 2, 3! Il veterinario! È una cazzata. Per fare veterinario bisogna andare a scuola. Allora scegli Raymond. Vuoi tornare a scuola e studiare da veterinario oppure morire? No, voglio studiare.
stata? Dai, ragazzo, te lo giuro, dai! Allora, Raymond! Allora, Raymond, va bene, allora, Raymond! Domani mattina trovo un modo di svegliarti dal letto e tornare a scuola a studiare la veterinaria! Io ti controllo. Io ti controllo. La tua patente. La tua patente. Fra un mese. Fra un mese. Fra un anno. Fra, fra due anni. Se non sei tornato a scuola, sarà da veterinario. Tu sei un uomo morto. Tu sei un uomo morto. Preferisco ucciderti. Piuttosto di vederti fare un lavoro di merda. Preferisco ucciderti. Piuttosto che vederti fare un lavoro di merda. Per guadagnare quei 4 soldi per comprarti il pane, il latte e guardare la televisione. Ora vattene. Vattene. Vattene! Raymond! La cucina ha un sapore diverso! E domani sarà il più bel giorno della tua vita! Domani sarà il tuo grande giorno! E il più bello della tua vita! Questo è uno dei 12 sacrifici umani da portare a tavola. Da un po' di tempo Tyler non si fa vedere più da me. C'è un fight club qua stasera. È stupido non parlare di un fight club quando la prima regola del fight club e non si parla del fight club. Rispondete alla mia domanda. C'è un fight club. Conoscete un uomo che si chiama Tyler Dunn? Mi scusi signora, controllo. Sì, è un controllo. Rispondi alla mia domanda. Conoscete un uomo? Conosci un uomo che si chiama Tyler Dunn? Signore, è lei signor Dunn. Il giovedì scorso era proprio fermo in quel punto. Signor Dunn, come mi hai chiamato? Marta! Marta! Marta, abbiamo mai fatto l'amore con lui? Ah, così te lo chiami. Rispondi. Allora? Sì o no? No, sono proprio figlio di puttana, io lo sapevo che sarebbe andato a finire così. Prima mi salvi la vita, poi mignoni, poi mi scopi, poi mignoni. Aspetta, no, no, io non ti ho salvato la vita, che cosa stai dicendo? Tyler! No, Tyler ti ha salvato la vita. Tu mi hai salvato. Io non ti ho salvato la vita. Pezza di cazzo. Senti, rispondi alla mia domanda. È importante. Qual è il mio nome? Come mi chiami? Tu ti chiami Tyler? Testa di cazzo d'arte! Sveglia! Svegliati! Allora? Allora parli in giro di me, stronzetto? Sei venuto a meno del tuo giuramento! Non riesco a crederci che tu sia venuto a meno del tuo giuramento! Lo sai che è la prima regola del Fight Club è che non si parla del Fight Club! Cosa fai? Mi controlli? È strano, stavo per chiederti la stessa cosa! Cosa stai combinando? Cosa stiamo combinando? Non ci sono più tu e Dio! Questo dovresti esserci già arrivato! Quando tu ti addormenti io vado in giro a fare cose pazzesche, folli, completamente fuori di testa! Io sto sognando! Sì, stai sognando, ma tutto questo sta cadendo nella mente! Io avevo detto che se parlavi di me a Marla, a mia insaputa, mi sarei arrabbiato! Quando tu... sei sveglio, vai dove ti pare e piace, ma quando ti addormenti sono io che prendo il comando e mi faccio chiamare Tyler Dunn. Ma la sera che abbiamo fondato il Fight Club, noi abbiamo combattuto! Stavi combattendo da solo! Ma io ti vedo! No, stai dormendo! Senti, ma tu hai una casa, un lavoro, due lavori! Una casa intestata a te per quanto riguarda i lavori. Beh, domandati perché sei sempre così stanco. Marla! Marla, no, no! Marla ama te! Non conosco la differenza quando tu le hai dato il tuo vero nome, anche i gruppi di sostegno le hai dato il tuo nome vero, falso, 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 brutta merda apocrifa che non sei altro! Ma ora che so di te, tu te ne vai! Non sarei nemmeno qui se non fossi tu a volermi. Però ti avverto che se ti incatenerai al letto prenderai sonniferi, allora io mi arrabbierò e diventeremo nemici e te la farò pagare cara per questo. Stronzata! Io sto dormendo, tu sei un'allucinazione! Sono sicuro la mia allucinazione schizofrenica? Io venivo prima di te. E vedremo chi sarà qui per ultimo. No, no, io sto dormendo e mi sveglio! E allora svegliati! Il palazzo dove si trovava il mio ufficio è circondato dalle transenne della polizia e ci sono i pompieri che stanno rimuovendo le macerie pericolanti. La mia scrivania. La mia scrivania è dai, che si inclina e precipita dall'altezza di due piani. Cosa vorresti fare prima di morire? 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 Ma non lasciate il mio lavoro! Marla! Senti,
Senti, sto cercando di salvarti la vita. Adesso dovrebbe anche essere salvata. Sì, perché Kyle sta cercando di eliminare tutte le persone che mettono a repentaglio il progetto Master. Tyler! No, non io, Tyler! Tu sei Tyler! No! No! Io non sono Tyler! Tyler! Tyler è l'altra metà della mia personalità stoppiata! Sì, sì, è il mio io, quando io dormo, che se ne va in giro a fare a pugni, a combattere, a fare casini. E quando io sto dormendo, poi mi risveglio e sono pieno di lividi, di cicatrici. E quando mi sveglio sono stacco morta. Io credo che tu abbia dei seri problemi emotivi. E tu sei Tyler? No, no, io non sono Tyler. Io amo Tyler. Lui è forte, è intelligente, è simpatico, è divertente. E la gente si aspetta che lui possa cambiare il mondo, che lo possa salvare. Io non sono Tyler. Lui è libero. Io non sono libero. E poi, fino a poco tempo fa, scambiavamo lo stesso corpo e neanche lo sapevo. Ah, certo. Ah, ma... quando facevamo l'amore? No, no. Tyler faceva l'amore con te. Sì, sì. Io dormivo. Certo. E lui andava in giro e parlava con gli altri. E se io mi fossi addormentato ogni sera un'ora prima e mi fossi svegliato ogni giorno, sempre più tardi, lui avrebbe preso il mio posto, io non mi sarei più svegliato. Stop. Cosa? Mi dispiace a tutti noi. Ora mi dici perché dovrei credere a una cazzata del genere? Perché ti voglio bene! Mi devi tenere sveglio il più a lungo possibile. E se mi addormento mi devi seguire come Tyler, perché io vado in giro come Tyler a fare delle cose. Poi se mi risveglio tu mi devi aiutare, perché devo rimediare le cose che ho fatto come Tyler. Quindi capito? Vuoi che io ti tenga sveglio come io ho chiesto a Tyler di tenermi sveglia la sera? Sì, insomma, poi... No. Ma sai che io stavo con uno una volta che aveva degli incubi terribili, cioè odiava dormire. Fino a fatto. È morto, poverino, troppe anfetamine, aveva 19 anni. Senti, ti dovresti prendere delle droghe, tipo qualcosa di non troppo forte, che magari, non lo so, riesci a ingoiare. Però, solo non puoi inghiottirle, ecco, tu devi ficcartele su per il culo. Ah, che bello, fantastico. Buona mano? No, grazie. Ascolta, senti... dovresti prendere qualcosa di più pesante, allora, tipo dopo Crocodile. Marla, non mi fico le pasticche su per il culo. Va bene, allora prendi solo un paio. No, aiutami a cercare un posto dove io possa andare. Al bullying? Lì sicuramente non torno. No, lì ci sarà sempre qualcuno che mi riconosce come tale. Sai che una volta stavo con uno che amava mettersi i miei vestiti? Cioè lui, ti giuro, adorava travestirsi da me. No, pensavo che... se tu ti travestissi potresti essere Tyler. Marla, non mi travesto da donna, non mi picco le pasticche su per il culo! Una volta è stato uno che voleva che facessi l'amore lesbo con la sua bambola gonfiabile. Cominciamo a pensare che sarei diventato una delle tante storie di Marla. Conoscevo un tipo con una doppia personalità. Una volta stavo con uno che usava una macchinetta per farsi alzare il cielo. Sai cosa vuol dire questo? Vuol dire che se tu resti Tyler potresti avere un sacco di vantaggi. Marla. Per esempio, non lo so, potremmo comprare. Marla, basta! Che cosa devo fare? Aiutami a cercare da... Alzati, campione! Abbi pazienza, l'ultima cosa che dobbiamo fare è il tuo martirio, la tua morte importante. Uccidimi! No, perché il palazzo dove ci troviamo in cima adesso tra 10 minuti non ci sarà più. Sei un po' di gelatina esplosiva e la sparmi ben bene lungo i piastri delle fondamenta e puoi tirar giù qualsiasi edificio come niente! Moriranno delle persone! No, non morirà nessuno! No, perché l'edificio è tutto sotto il controllo del progetto Guasti, l'edificio è vuoto e non morirà nessuno. Mua!
Perché questo palazzo? Perché in questo palazzo è la sede di tutte le società di credito del paese. In un colpo solo spazzeremo via tutto il debito di una nazione. Saremo un passo vicino all'equilibrio. Ci partiamo da zero. Ops, 8 minuti. Questa non è una morte vera. Noi non moriremo, scusate. Non moriremo. Ah, sì, la pistola. E nel caso di non fatto presto quelli della polizia. Non vanno. Sì. Lo stiamo già facendo, è che tu sei tutto inutile in questo momento. Ti prego. Sì, sì, perché? 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 Quanta strada hai fatto grazie a me. Sì, quanta strada hai fatto grazie a me. Tu, sì, lo so, scancerai, urlerai, ma alla fine mi ringrazierai. Io ti ringrazio, ma io non voglio tutto. Ah, la cosa si fa eccitante, 3 minuti. Pantofole silenziose, suole di gomma, e in paradiso si dorme. Qui gli angeli sono in stile Vecchio Testamento, tutti vestiti di bianco, molto gentili. Lavoro notturno, di giorno e di notte, ogni tanto passano con un vassoio, con delle medicine, un bicchiere d'acqua. Ah, ho incontrato anche Dio. Oh, è molto gentile Dio, dietro la sua scrivania, con i suoi quadretti dietro alle pareti. E mi ha detto, oh, ma perché hai fatto tutte quelle brutte cose? Non lo sai che una vita è unica e irripetibile, come i fiocchi di neve sono unici e irripetibili. Beh, lì ho capito che Dio non aveva capito proprio un cazzo. Noi non siamo niente, non siamo merda, non siamo neanche immondizia. Noi siamo soltanto, e quello che accade, accade soltanto. Lui ha provato a dirmi no, non è così, vabbè, ma Dio non si riesce a spiegare proprio nulla. Marla è rimasta sulla terra, ogni tanto mi scrive, mi dice che mi riporteranno giù. Ma perché? Io non voglio ritornare giù. Se ci fosse un telefono qui in paradiso la chiamerei e lei mi risponderebbe, mi direbbe ciao, come stai? Io le direi ciao, raccontami tutto. Ogni tanto si avvicina a qualche inservietta, è molto gentile. Viene con un vassoio, con sopra il pasto e un bicchiere d'acqua. Attendiamo il suo ritorno per cavare qualcosa di meglio dal mondo.